23 presenti, 2 assenti. La seduta riprende. Ci siamo incontrati con la minoranza. Collega Ovinu ci ha rappresentato il suo malessere, il suo sdegno per quello che è accaduto. A nome di tutto il Consiglio io mi sento di chiederle comunque scusa e credo che sia giusto anche dare la parola al consigliere Ulla. Può darsi che ci sia stato un fraintendimento, ne sono certo. E niente, consigliere Uras, vuole prendere la parola un attimo? Credo non ce ne sarebbe dovuto essere bisogno, ma se quello che ho detto è stato inteso in maniera offensiva, non era mia intenzione, quindi chiedo formalmente scusa. La mia voleva essere una battuta, come tante tra me e il consigliere Ovinu sono intercorse negli anni, che non pensavo dovesse essere fraintesa così, perché non era una critica come era vestita, era una battuta sulla luminosità del vestito, solo quello. Infatti io ho detto per favore spostatela, allontanate, perché non riesco a vedere l'opposizione. Era una battuta, era pura ironia. Comunque, se ho offeso lei o qualche altro, chiedo pubblicamente scusa. Consigliere Uras, la ringrazio e chiedo alla consigliera Ovinu veramente di accettare comunque le scuse dell'Aula e le scuse anche del consigliere Uras. E vi chiedo adesso di andare avanti con i lavori.